L'altro giorno sono ito al mare per far duca folle e so viste la figlia più bella nuta sopra l'onne. Sono rimaste di botte incantate per tanta bellezza. Calo cuore impazzite sa messe più forte a tutto. Passate lo cuore pensando alla bella, domattina ne esce lo sole gli parle d'amore, le son viste in quell'occhio di ciele più belle di prime, e non teme il mio affanno del fine pensando a che sa. Tanta speranza amatose sparite, si portate in ghittea lo sprofondo e lo cuore ferite. Niente vede ma sente sta voce che tocca il cuore, è una voce che dorme sull'onne tua la svia. Serene del mare, amiche ed amici di pomeriggio, un cordiale saluto da Lorenzo Valeriani. Continua il nostro tour chilometri e chilometri per andare a conoscere i cori più belli, più importanti e storicamente che hanno lasciato il segno insieme a Paolo Bernabei, che è il nostro anello di congiunzione, il nostro filo rosso che appunto ci accompagna a braccetto in un paese, Orsogna, terra che ha dato vino. I natali non solo al vino ma anche a un coro meraviglioso. Allora, siamo nella terra del vino e oggi incontriamo il coro La Figlia di Orio. Devo dire che questo coro ha una particolarità, il coro più antico d'Abruzzo, creato nel 1921, pensate, è il coro folcloristico più antico d'Italia. Mamma mia. Per cui insomma una storia alle spalle che diciamo, sentiremo i commenti dopo e la storia raccontata dagli amici di Orsogna, non possiamo dire niente, possiamo solo ascoltare. Assolutamente sì, ovviamente sarà emozionante ascoltarli e raccontarli perché come diceva il nostro amico Paolo il coro più antico d'Abruzzo è folcloristicamente il coro più antico d'Italia. E allora entriamo dentro, fatemi ringraziare Maurizio Miglione e Mario Giacchetta, i nostri cameraman e registi di fiducia che seguono noi di pomeriggio in questo tour sui cori. E preparatevi a vivere grandi emozioni perché questo è un coro che ha fatto la storia e non vuole smettere di farla. Seguiteci. Serene del mare,
Allora, siamo entrati all'interno del meraviglioso Teatro Comunale della città di Orsogna e sono con Alessandro Bene, presidente della Corale, la figlia di Iorio. Insomma, la storia parla per voi e parla con delle certificazioni artistiche meravigliose. Essere presidente dell'associazione, un'associazione del genere, è un onore ma anche un onere. L'associazione corale La Figlia di Iorio di Orsogna è annoverato quale coro folcloristico più longevo d'Italia, nasce nel 1921, quindi abbiamo compiuto 102 anni. È inutile stare ad elencare le partecipazioni, i successi più o meno del coro, però ci sono state tappe importantissime, primi premi importantissimi vinti negli anni, fino all'ultimo quest'estate in Spagna, il primo premio internazionale della sezione folk a Lloret de Mar. Negli anni il coro si è distinto anche non solo per il canto folcloristico ma anche e soprattutto per i costumi. Il coro di Orsogna prende il nome appunto dalla figlia di Iorio, dal famoso quadro di Michetti, la cui modella era protagonista, era una giovane contadina di Orsogna, Giuditta Saraceni, e tanto è vero il così come è raffigurato nel quadro del Michetti, abbiamo delle nostre donne che indossano quell'abito tipico da contadina. Mentre l'abito della domenica, che è quello che poi vedrete, che è quello indossato dalla maggior parte delle donne, è esposto al Museo delle Genti a Roma, quindi sono abiti importanti, quindi negli anni c'è stata anche una ricerca spasmodica dei tessuti, uno studio importante proprio per tramandare il più possibile, in modo fedele, quella che era la tradizione orsognese. E poi mi parlava, Presidente, di onori ed oneri. Questi sono gli onori, e gli oneri quali sono? Perché immagino l'impegno, le ore ed ore tolte alla famiglia, al lavoro, agli affetti, per essere qui sul palco ed onorare in questo caso la storia di questo coro. Certo, come dicevi tu, effettivamente è dura, perché dietro uno spettacolo c'è tanto tempo, ci sono tante prove, tanto tempo dedicato, tanto tempo appunto tolto agli impegni personali, alla famiglia, anche alle altre hobby, quindi è importante. Poi rappresentare un'associazione del genere crea anche un po' d'ansia, perché certo, i miei predecessori in 100 anni hanno avuto tanti successi, quindi è inequivocabile che vai un po' quasi a imbarazzarti su questa cosa, quindi è anche una bella responsabilità. L'altro giorno sono ito al mare per far duca folle e so viste la figlia più bella luta sopra l'onne. Sono rimaste di botte incantate per tanta bellezza, che il cuore impazzite sa messe più forte a tutto. Che nottata passate il cuore pensando alla belle, domattina ne esce il sole gli parle d'amore, le son viste in quell'occhio di ciele più belle di prime, e non teme il mio affanno del fine pensando a che sa. Sulle nuvole, mi ha
son venute in che tanta speranza, ma tu se sparite. Si portate in che te allo sprofonde e lo corre ferite. Niente vede, ma sente sta voce che tocca il cuore. È una voce che dorme sull'onde tua alla svia. Un altro numero importante è che il nostro direttore artistico dirige il coro ininterrottamente da ben 53 anni, quindi sfido chiunque a avere non c'è partita. E questo significa che comunque conosce le dinamiche di una corale, le dinamiche di un'associazione e ha sempre pronto un nuovo traguardo verso cui mirare. Un presidente ovviamente deve portare avanti quello che è stato costruito da altri in passato. Poi però deve anche pensare al futuro, al ricambio generazionale, lo possiamo dire, ne parlavamo prima seduti con calma davanti a un bel bicchiere di vino e qui il vino la fa da padrone, insomma, sotto l'aspetto enogastronomico. Ecco, dicevo, deve pensare un presidente anche al ricambio. Ecco, i giovani di Orsogna e non solo, sono attratti non solo artisticamente da questo coro ma anche a livello storico, perché c'è un nome da salvaguardare, c'è una etichetta importante a proposito di vino che deve essere tutelata. Il ricambio generazionale, diciamo che è il problema un po' di tutte le comunità, specialmente le comunità dell'entroterra, perché purtroppo manca la materia prima, ma mancano i giovani. I giovani arrivati all'età universitaria, i giovani vanno via. Molto spesso non tornano per questioni legate al lavoro e alle attività occupazionali, quindi questo è un problema che riguarda un po' tutti. Noi negli anni abbiamo cercato in qualche modo di attrarli, in che modo? Istituendo delle scuole di ballo con le scuole, quindi cercando un progetto che dovrebbe riniziare a breve, quindi cercando anche di coinvolgere a sua volta i genitori dei bambini. Abbiamo fatto delle collaborazioni con l'Istituto Comprensivo di Orsogna, abbiamo portato in scena un musical di altri tempi, quindi con l'orchestra dei ragazzi, con gli attori proprio ragazzi e il coro che cantava le parti appunto musicali. E quindi abbiamo cercato ogni anno comunque spesso di queste collaborazioni per cercare di invogliarli e tramandare loro questa tradizione, questa bellezza tutta del coro. Abbiamo attraversato sicuramente il periodo della pandemia, sì. Che per un'associazione in generale, per un coro, è stato devastante.
stare lontano dal pubblico, lontano dalle prove, è stato effettivamente triste. Ricominciare molto dura, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato quel periodo. Volevamo portare in scena per il centenario, fare una grandissima festa, portare in scena anche un repertorio nuovo, non prettamente di musica folcloristica, ma anche di canzoni popolari. La canzone popolare è anche quella musica leggera degli anni 60, esatto, anni 70. Avevamo iniziato con un bel programma che purtroppo è stato interrotto per la pandemia, ma che comunque riprenderemo. Era un obiettivo, in parte è stato raggiunto, in parte no, per motivi un po' superiori. Il coro, tra le tante partecipazioni e tante vincite, non aveva mai vinto un concorso internazionale. E questo, ecco, è un altro obiettivo. Bene, l'abbiamo riuscito. Però c'è anche un obiettivo raggiunto che secondo me è anche più importante del premio internazionale, perché gli amici del coro di Orsogna, la figlia di Orio, sono su Di Pomeriggio, sono su Rete 8, e questo credo che sia uno dei premi più importanti, ma poi ne continueremo a parlare ascoltando i pezzi cantati da questa corale che, lo ripeto, ha fatto la storia 1921, il primo ovviamente d'Abruzzo, ma storicamente il primo in Italia per quello che riguarda il canto folk. Grazie Presidente, esatto. La disturberemo sicuramente col passare dei minuti e la ascolteremo con piacere. Con piacere mio. Non cambiate canale, restate con noi, a passo di musica ovviamente. Passate il cuore pensando alla belle, domattina ne esce il sole, gli parle d'amore, le sorviste in che l'occhio di cielo più belle di prime, e non teme il mio fano del fine pensando a che sa.
chiusa, ma tu sei sparite. Si portate in ghittea lo sprofoglie e lo corre ferite. Niente vede, ma sente sta voce che tocca il cuore. È una voce che dorme sull'onne tua alla sviola. Serena del mare, mi sta rimentere, mentre l'amore ti sogna il cuore. Dormendo sull'onde, mi ha sentito cante, se sveglie contente, serena del mare, se sveglie per te. Allora, il presidente Alessandro Bene ci ha parlato di un'altra figura storica di questo coro, la figlia di Iorio, qui ad Orsogna, e il direttore artistico Tenaglia da 53 anni è qui sul pezzo, no? Nel vero senso della parola, non solo direttore artistico ma soprattutto maestro, dirige questo coro straordinario. Le prime sensazioni? Beh, per la verità io faccio parte di questo coro da quando avevo 6 anni. Perché mia madre e mio padre ne facevano parte e io sono rimasto, man mano che passavano gli anni, sono stato corista. Poi nel momento in cui venne a mancare il direttore di allora, Gaetano Silveri, mi hanno proposto questo onere che ho cercato di portare avanti nel miglior modo possibile, secondo le mie possibilità. Poi i risultati si vedranno, si vedono. Si sono visti, perché se è qui da 53 anni vuol dire che nessuno ha tentato di prendere il posto e di scalzare il suo ruolo. Piuttosto ho tentato io di passare la mano, perché è impegnativo. Sono scappati tutti oppure? No, è impegnativo perché avere a che fare con tanta gente, con tante voci, con tante personalità, con tanti caratteri, certo, non è semplice. Questo, bisogna fare squadra. Sì. E questo mi ha consentito di mantenere sia di rimanere a dirigere il coro, sia a tenere insieme il gruppo, che non è sempre lo stesso, perché ovviamente nel corso degli anni ci sono degli innesti, delle defezioni, gente che va fuori. Thank you.
Le chiedo la principale difficoltà, perché agli altri direttori artistici o maestri ho chiesto, ovviamente non parliamo di coristi professionisti e no. Quindi c'è bisogno di un insegnamento particolare, sicuramente a capo di tutto deve esserci la passione, l'appartenenza al territorio, al coro, però ecco, la difficoltà del maestro, quante volte le è venuta voglia di abbandonare tutto perché non riusciva a mettere nella testa dei coristi quello che lei desiderava? E qualche volta l'ho fatto. L'ho fatto, ma poi mi sono pentito, sono tornato subito perché c'era questa difficoltà. No, la maggiore difficoltà è quella di far comprendere ai coristi, anche al pubblico di Orsogna, che tiene molto al coro, perché ci tiene ogni famiglia in un modo o in un altro, qualche cosa bene o male ha avuto a che fare con il coro. Per cui quello che la difficoltà che ho avuto all'inizio è quello di far capire che non possiamo più cantare il folklore come si cantava 80 anni fa, perché i gusti sono cambiati, senza tradire le origini, anche è la storia, è il succo di un canto, rivestirlo di qualche vestito, un piccolo accorgimento, un accessorio particolare, sì, per avvicinare il canto folcloristico e il gruppo corale ai tempi attuali. E questo è bello. Io una settimana fa abbiamo avuto ospiti due cori, uno irlandese e uno sloveno, e mi sono chiesto, ma guardate che bellezza comporta questa coralità internazionale, gente che si incontra. Noi siamo andati molto spesso all'estero, all'Europea, ci sono 200 cori. Il termine utilizzato negli ultimi anni è contaminazione culturale, sì. Questa è proprio una contaminazione. Oh.
noi vediamo che questa coralità aiuta molto la gente a conoscersi e stare insieme, anche se ci possono essere degli scresi, perché ho visto, viviamo in un mondo in cui l'uomo si è desocializzato, non è più l'uomo, si è persa un po' la dignità con la violenza, le donne contro gli uomini, anche, gli uomini anche, contro anche le donne. Anche con questo, direttore, sì, anche con questo. Ci siamo un po' isolati. Ci siamo un po', isolati. È un po' anche la pandemia, sì, ne parlava il Presidente. Le voglio chiedere, prima di ascoltare un pezzo, spero ci sia una bella sorpresa per gli amici di pomeriggio e Rete 8. C'è una chicca particolare o non la vogliamo annunciare? So che ci divertiremo. Sì, una chicca è di... è un canto che abbiamo, che eseguiamo, e abbiamo, è stato composto dal professor Aimola di Guardia Grele e dal maestro Franco Potenza in occasione dell'assassinio di Vittorio Bachelier, che aveva sposato una orsognese, la signora Maria Teresa de Januario, ed era sempre vicino al coro. Abbiamo fatto, quando abbiamo festeggiato i 50 anni, stava qui il 28 dicembre del 1979, due mesi prima di essere assassinato, stava su quel posto. Una mente straordinaria e una memoria particolare quella del maestro Tenaglia. E quindi hanno composto un canto, Lo tempo de Caina, facendosi una domanda: quando è che il tempo di Caino dovrà finire? Quindi anche un messaggio sociale, sì, non solo divertimento, sì, nel coro, non solo il racconto di una terra, quella abruzzese, e non solo, ma anche e soprattutto un messaggio, una missione da tramandare. E questa è anche una caratteristica che ho voluto dare al coro, quello di non cantare solo quello che è tradizionalmente i canti della maggiolata, certo, è che il popolo abruzzese e orsognese canta anche di oggi, pensa oggi, sente oggi, con uno sguardo al futuro. Al futuro saliremo sul palco ad ascoltare la musica del maestro o direttore Tenaglia, e poi torneremo ad ascoltare ovviamente altri protagonisti, altri coristi con cenni storici importanti come quelli citati poc'anzi dal direttore Tenaglia. Non cambiate canale, mi raccomando, rimanete con noi. Yeah.
Passate il cuore pensando alla belle, domattina ne esce il sole e parle d'amore, le sorviste in che l'occhio di cielo più belle di prime, e non teme il mio affano del fine pensando a che sa. Maestro Iacovella, l'ho vista coinvolta, fisarmonicista, polistrumentista, sì, in, sì, mano il, in braccio forse, no, più che in mano il, l'organetto abruzzese, Dubot. Sì. Le emozioni principali accompagnando questo meraviglioso coro? Ma, io sono, sono emozionato e per me è un onore accompagnare il coro. Sono con loro da gennaio di quest'anno, quindi sono appena 9 mesi e sto sostituendo l'amico Nicola Torrieri, che saluto calorosamente, e niente, ripeto. Ovviamente un'eredità importante, pesante anche. Abbastanza, perché Nicola è un grandissimo musicista e per me, quando mi hanno chiamato, un po' mi sono sentito un attimo... non il peso, però diciamo... Tanta emozione, sì, immagino... Sì, sì. Ha cambiato strumento dalla fisarmonica all'organetto, appunto, sì, perché dalla parte corale, quella più cantata, si passa al ballo vero e proprio, sì, dove vedremo anche questi meravigliosi abiti che
insomma, molto accattivanti, devo dire, certo. Super curati per un coro del 1921 che ha fatto la storia e anche gli abiti hanno fatto la storia. Sì, certamente. E questo è uno strumento che è adatto e si sposa in pieno con i loro balli, e adatto ad accompagnare i loro balletti. È uno strumento storico, quindi chi lo chiama organetto, dubot, in Abruzzo è conosciuto come dubot. Ovviamente è uno strumento che ci riporta anche indietro, quando sì, si festeggiava, certo. No? Nelle feste di paese non solo... Non mancava mai. Diciamo. Non mancava mai. Tanto il direttore non ci ascolta, il maestro non ci ascolta, ma è stato scelto dal direttore lei oppure c'è stata una... Non ci ascolta, può dire quello che vuole. Credevo di no, ma ultimamente ho capito, forse era... ha fatto delle indagini... E ha pescato lei, sì, vabbè, sì. Questo è pieno di orgoglio, immagino. Sì, mi fa piacere. Benissimo, e allora facciamo accomodare il maestro Iacovella, perché tra poco qui sul palco e non solo, immagino anche a casa, si alzeranno tutti per ballare qualcosa di molto particolare, ovviamente abruzzese, ma con l'organetto guidato, suonato dal maestro Iacovella, sarà sicuramente uno spettacolo da non perdere. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi. Yeah.
Allora io al maestro Iacovello ho detto: raccontami un aneddoto su come sei stato scelto. Ho detto: il direttore tanto non ci ascolta, non c'è, c'è la figlia, ma non penso che sia una spiona. È più una scelta? No, no, dico, no, non racconterà a suo padre quello che ci siamo detti io e il maestro Iacovello. No, assolutamente, no, non lo racconterò. Anche perché non sono stata scelta neanche io per, diciamo, per entrare nel coro, perché mi ci sono ritrovata direttamente al momento della nascita. Vabbè, diciamo, esatto, esatto, ecco, di diritto. Sì, è un'eredità, sì, che mi porto. A microfoni e a telecamere spente mi hai raccontato, e poi ovviamente l'abbiamo accennato anche col maestro Iacovella, della particolarità dei vestiti, dei costumi, sì, che ovviamente rispecchiano e rispettano la tradizione, sì, di questo coro. Assolutamente, infatti due esemplari sia di questo abito che rappresenta l'abito da lavoro, sia dell'abito da festa, sono conservati al Museo di Roma, e appunto questo abito è l'abito da lavoro, e si può capire anche dal modo in cui viene portato, viene indossato il fazzoletto, viene indossato, si dice, alla riton, cioè per stare a significare il senso di fatica, in quanto è legato e deve insomma trattenersi sul capo. E anche le chiocche sono delle calzature tipiche per dell'epoca, e che appunto servivano per evitare gli smottamenti, sì, sul terreno. Invece le calzature da festa sono più particolari, più seriose, diciamo, più seriose, così. Esattamente. Un'altra particolarità dell'abito sono senza ombra di dubbio le sciacquaie, che sono tipiche di Orsogna, sono una tradizione della gioielleria orsognese, abruzzese, ma soprattutto orsognese. Un'altra particolarità del fazzoletto è che rappresentava non solo anche uno stato umorale, diciamo, c'è chi la più civettuola lo portava magari in maniera meno fissa, piuttosto che come senso di fatica, quindi più stretto al capo, ma poteva rappresentare anche una opportunità per una coppia che non aveva il consenso da parte dei genitori di fare la cosiddetta fuitina. Infatti lo scippo, diciamo, del fazzoletto portava i genitori ad acconsentire al matrimonio, altrimenti ci sarebbe stato ma questo all'epoca. Sì, ma attualmente quanti fazzoletti sono volati via qui? Attualmente pochissimi fazzoletti, ormai i fazzoletti ce li togliamo da sole noi. Questa cosa ci piace, sì. Mi piace.
4 giorni soita al mare per far duca folle. E so viste la figlia più belle luta sopra l'onne. Sono rimaste de botte incantate per tanta bellezza. Calo cuore impazzite sa messe più forte a tutta. Nottata passate lo cuore pensando alla belle, domattina ne esce lo sole gli parle d'amore, le sorviste in che l'occhio di ciele più belle di prime, e nutevi gli affanno del fine pensando a che sa. Tanta speranza amatose sparite, si portate in ghette allo sprofonde e lo cuore ferite, niente vede ma sente sta voce che tocca il cuore, è una voce che dorme sull'onne tua alla svia. Immagino anche le difficoltà o la difficoltà nel utilizzare questo costume per ballare. Sì, noi possiamo, diciamo, adottare tutti gli accorgimenti del caso con spilli, spillini, però diciamo che cerchiamo di essere il più fedele possibile alla tradizione, quindi con tutti i vari strati. Ecco, per esempio questo ha sia la camicia lunga che quello che viene definito l'ufasciatore, che era l'antico reggiseno, diciamo, sì. Sì, poi la gonna, il grembiule, perché poi questo grembiule poteva servire anche come tascone, no? Per inserire cose, un pezzettino di pane. All'epoca non il cellulare, questo no, è poco no, ma no, sicuro. Ma neanche adesso. Perfetto. Perché pesa troppo. Peserebbe troppo. Non c'è. È più brava a cantare o a ballare? Questo non posso dirlo io, non mi autogiudico. Benissimo, allora l'abbiamo ascoltata, vi abbiamo ascoltati e adesso vi vedremo ballare e la vedremo ballare. Grazie. E giudicheranno i nostri amici telespettatori. Grazie. Posso dire musica maestro? Musica maestro. Musica maestro.
L'altro giorno sono ito al mare per far duca folle e so viste la figlia più bella nuta sopra l'onne. Sono rimaste di botte incantate per tanta bellezza. Calo cuore impazzite sa messe più forte a tutta. Passate lo cuore pensando alla bella, domattina mia esce lo sole gli parle d'amore, le sorviste in che l'occhio di ciere più belle di prime, e non teme il mio affano del fine pensando a che sa. Direttore Tenaglia, insomma, percorso qui ad Orsogna che sta per terminare, abbiamo ascoltato circa 11 brani che fanno parte del vostro ricchissimo repertorio, ci siamo divertiti, questo glielo posso dire tranquillamente, a cuore aperto. Noi invece di meno. Vi siete stancati? No, per l'ansia che ci ha pervasi tutti. Ma le telecamere di Rete 8 mettono un po' in soggezione, fanno questo effetto. Sì, sì, ma comunque credo che... Spero perlomeno che sia andato tutto bene. I pezzi sono stati scelti con cura, abbiamo fatto un po' della tradizione, certo, comune, è parte di pezzi nostri proprio, fatti, composti per il nostro coro. Thank you.
questa ultima parte, in questa ultima giornata di un'intera settimana, vedremo anche qualche balletto. E io ho preso la conca, perché sarà la vera protagonista di questa, di questa coreografia. Questa è una cosa che è avvenuta, iniziata perlomeno a Savona nel 1934, quando una signora, Licia Perinuzzi, stava facendo la sfilata con il coro e qualcuno le ha chiesto, del pubblico, ha chiesto: ma che c'è lì dentro? C'è vino. E ha fatto finta di buttargli addosso il... era vuota. Certo. Però da quel momento lei si è messa a ballare ed è venuto fuori il ballo del saltarello del coro di Orsogna con le conche. Va bene, la durata. Siccome siamo lontani, non ci si può fare. Però, quando finite, avviciniamo tutti quanti qua, con le cose, sotto le scene, con le cose. Finito subito, insieme. Daniele, non un po' più lungo, fallo più corto. Vorrei riportarla a casa, anche se ne ho diverse conservate, però questa ovviamente ha un valore storico sicuramente diverso. Noi allora ci godiamo lo spettacolo, perché in tanti sono pronti, anche se stanchi ovviamente, faranno riposare la voce, maestro, ma cominceranno a correre un po' con le gambe. Sì. Sono abituati. Benissimo, allora seguiteci, perché cambierà un po' il tutto in questa settimana qui ad Orsogna. Grazie ancora al maestro, direttore
Tenaglia, non cambiate canale, mi raccomando, sempre su Rete 8, sempre con Di Pomeriggio, e siamo con un coro storico, quello più importante non solo d'Abruzzo, ma anche nell'intera Italia.